rappresentate in questa schermata e che quindi hanno promosso questo progetto e questa iniziativa nella nostra scuola. La nostra non è semplice disponibilità, perché la scuola coltiva ovviamente ogni giorno la legalità, l'educazione civica intesa come crescita del cittadino, e in questa accezione chiaramente ci sono tanti elementi concorrenti. Allora, la giornata del 25 novembre ormai è diventata, credo, per l'Italia, per le scuole, per tutti i soggetti, per tutti i cittadini, un momento di reale riflessione. Noi l'abbiamo solo anticipata di un giorno per questioni, diciamo, tecniche. Nella realtà il nostro interesse su questo tema è molto importante. Il fatto che qui si evidenzi il sostantivo parole. Ecco, posso dire, le parole in una scuola sono tante e vengono chiaramente, come devo dire, distribuite da tutti, da me per prima, dai docenti, gli studenti nei confronti dei docenti, tra di loro. Ecco, le parole e spesso il linguaggio adesso non rispecchiano più quella sanità di intenti che tutti noi dovremmo avere. Intanto c'è proprio un livello di cattiva educazione nell'interloquire, e poi non c'è più il peso delle parole. Io ricordo sempre quel bel libro che ho letto quando ero adolescente di Carlo Levi, Le parole sono pietre. E le parole sono pietre. Perché dire una cosa, a volte con leggerezza, a volte per colpire, non è casuale. Non è casuale. E noi ci stiamo accorgendo che i nostri ragazzi hanno un linguaggio, un livello di linguaggio che sta superando proprio i limiti della normale e educata interlocuzione tra le persone. Se poi a queste parole ci si aggiungono anche le azioni, i gesti e tutto il mondo che sta dietro alle parole, è chiaro che la nostra attenzione deve essere massima. Quindi oggi, con l'aiuto di esperti, perché noi siamo, come devo dire, in questo caso più collettori delle vostre esperienze, con l'aiuto di esperti avvieremo delle riflessioni. Quest'anno, scusate se dico una cosa personale, quest'anno sulla scuola io rifletto, forse perché abbiamo un po' abbandonato le emergenze del Covid, quindi siamo rientrati in una sorta, diciamo, di maggiore normalità, almeno dal punto di vista quotidiano, e quindi stiamo riflettendo su dove stiamo andando, cioè anche noi come scuola cosa vogliamo fare, quali sono gli elementi cardine su cui agire. Bene, questo oggi è uno spunto di riflessione, perché vi verranno date informazioni, faremo anche forse un po' di formazione, però è il momento in cui tutti voi dovete riflettere su voi stessi e sulla comunità nella quale vivete, che oggi, adesso, è la scuola, ma uscendo da qui sarà la vostra famiglia, i vostri amici, altri, non so, associazioni sportive, tutti gli ambienti che frequentate nella vostra giornata. Quindi vi auguro e ringrazio tutti i presenti, i sindaci, le associazioni, l'ambito distrettuale ottonese, che ci consente di creare un'occasione per pensare, che credo che il pensiero in questo momento debba essere molto coltivato, in modo che anche le parole che derivano dal pensiero siano più misurate. Io vi ringrazio. Grazie. Grazie a lei. E a questo punto io mi addentrerei nella campagna, anche perché
Per noi oggi è un momento importante, innanzitutto perché con questa mattinata apriamo ufficialmente i 3 giorni di sensibilizzazione dell'ATS, Unite si può, nata dall'unione appunto abbiamo messo insieme due forze, quindi siamo diventati una forza al quadrato dei 2 centri antiviolenza di Ortona, Donne e Non Sei Sola, in realtà che da 10 anni lavorano sul territorio al contrasto della violenza di genere, sono 2 centri riconosciuti dalla regione e per noi questo anno la nostra campagna acquista un maggior valore, un maggior significato, perché è finalmente la campagna dell'ATS Unite si può in collaborazione con l'ambito sociale distrettuale numero 10 di Portonese. Ringrazio i sindaci dei comuni dell'ambito che sono qui presenti questa mattina e che hanno aderito alla campagna, e chiaramente il nostro comune di Ortona, e questa mattina siamo lusingate perché vedo più di una presenza da parte del comune, sia di maggioranza sia di minoranza, e questo vi siamo molto grata per questo, perché per noi questa vicinanza, questo scambio è fondamentale non solo per la riuscita di questa campagna, ma perché il 25 novembre per noi è un momento di condivisione con la comunità di quello che facciamo sul territorio, ma soprattutto a noi ci piace dire che il 25 di novembre è anche l'occasione per riossigenarci, perché per noi va il 25 novembre è tutti i giorni, quindi siamo a contrasto contrasto alla violenza sulle donne 365 giorni l'anno, e quindi oggi questa campagna e questi 3 giorni sono l'occasione anche per riprendere fiato, per non sentirci sole. A questo punto io lascio la parola, inizio dal comune di Ortona e quindi all'amministrazione comunale per il saluto. Anzi, buon compleanno, perché oggi è anche il compleanno del sindaco. Non pensate che faccio sapere a tutti, non ci pensate a voi, che siete troppi. Scherzo. Allora, siamo tutti presenti, sì, forse perché abbiamo bisogno di essere qui e di confrontarci. Innanzitutto saluto tutti, mi associo ai saluti, in particolare la dirigente Angela Potenza, i sindaci presenti, i ragazzi e gli insegnanti. Questo è un argomento molto importante. Io sono contentissimo del titolo che avete dato a questo convegno, a questo primo incontro, cioè per parlare proprio del peso delle parole. È una frase che io uso da tanto tempo, da quando ero assessore al sociale. Dicevo sempre che poi le azioni sono conseguenza del linguaggio che si usa. E su questo dobbiamo riflettere tutti, perché additare solamente i ragazzi di questa responsabilità io credo che non sia corretto. Oggi ci deve essere un'assunzione di responsabilità di ognuno di noi, le famiglie, la scuola, a cui si demanda sempre tutto. Dobbiamo capire la prima scuola di educazione qual è. Forse è la famiglia, poi viene la scuola, poi viene la comunità. Allora se qui, e usate, fatemi passare questo termine che forse può sembrare anche forte, non smettiamo di utilizzare le parole e passiamo alle azioni, perché oggi abbiamo bisogno di azioni, io credo che continueremo ancora per tanto tempo a parlare e a non ottenere risultati. E questo lo voglio rivolgere, questo appello, ai ragazzi in questo momento. Cioè voi dovete essere protagonisti insieme a noi di questo cambiamento. Non ci sono altri protagonisti, siamo tutti protagonisti. E io credo che voi avete questa possibilità, perché voi siete il futuro. E ci dovete supportare in questa azione, perché forse le nostre forze, le risorse che le istituzioni, le associazioni, come in questo caso la scuola, mettono in campo non sono sufficienti. Ecco, io questo vi chiedo, siate protagonisti di questo cambiamento culturale, perché forse solo così potremo aspirare ad un futuro migliore e soprattutto non farvi trovare in situazioni di difficoltà.
e non andiamo oltre, sappiamo a cosa ci riferiamo. Ecco, io questo spero che questo incontro, l'incontro di oggi, possa servire a iniziare un percorso dove tutti ci sentiamo protagonisti di questo cambiamento. Grazie a voi per quello che fate. Noi facciamo, le istituzioni fanno tutto quello che possono, però poi il risultato è, vediamo che purtroppo a distanza di anni sono, il risultato è altro. Io ho un consiglio che mi permetto di darvi. Poniamoci una domanda. A volte si parla o ai genitori o si parla ai ragazzi, no? Come in questo caso. Chiediamoci se forse è arrivato il momento di metterli insieme su un tavolo, di metterci tutti insieme su un tavolo, genitori, ragazzi, istituzioni, per guardarci in faccia e capire cosa non va per questa problematica. Ecco, io questo è un consiglio che vi do. Poi, se possiamo farlo insieme questo percorso, noi siamo a disposizione, il comune, l'ambito, i sindaci, siamo tutti qua per cercare veramente di dare una svolta, altrimenti continueremo a leggere sui giornali le cose che stiamo vedendo in questi giorni e francamente non lo possiamo permettere più. Grazie, grazie a voi per questo programma, diciamo che inizia oggi ma che poi porterà domani anche e dopo ad altri appuntamenti. Grazie. Grazie sindaco. Noi raccogliamo l'invito del sindaco con la consapevolezza che il contrasto alla violenza di genere è un'attività, è un lavoro che va oltre i ragazzi e le ragazze e i genitori, ma riguarda la comunità tutta. Io non la relegherei al semplice tavolo tra ragazzi, ragazze e famiglie, perché ahimè entrano in ballo tanti aspetti e tante componenti. Ecco, la comunicazione oggi, i social sono per esempio, stanno facendo il ruolo, hanno un ruolo educativo importante, ma ne potremmo elencare tantissime di persone o di identità che dovrebbero stare a questo tavolo. Quindi c'è una tale complessità che forse oggi conviene più sedersi e ragionare sulla complessità e sulle tante facce di questo fenomeno che registra dei numeri sempre più spaventosi. Io faccio una battuta, mi è capitata proprio l'altro giorno, martedì sera, di chiudere una locandina. E sapete, insomma, dedichiamo anche questa campagna a questa giovanissima Giulia che vittima di un femminicidio assolutamente che non ha parole, che a noi ci ha scosso tantissimo, innanzitutto perché hanno riacceso le ferite di tutte le donne che seguiamo e soprattutto perché hanno colpito noi direttamente nel nostro intimo, perché ascoltiamo queste storie ogni giorno ed ogni storia potrebbe degenerare da un momento all'altro. E allora e colpisce, penso, voi ragazzi e ragazze, perché questa era una storia di una ragazza molto giovane. E apro questa parentesi, non era prevista, però credo che sia voluta. Studentessa che non ha potuto finire il suo percorso, e lo dico per dire c'è un'urgenza far comprendere in primis a tutta la comunità, non solo ai ragazzi e alle ragazze, che la violenza non bussa alla porta, e questa è la prima cosa che dobbiamo capire tutti e tutte, perché la violenza non t'avvisa, arriva e basta. Quindi oggi possiamo stare qui a parlarcene tranquillamente, con serenità, uscire da qui e ritrovarci imprevedibilmente vittime di violenza, perché è così, perché non ti avvisa. Questo è importante, e spendo una parola in più sul discorso. In questi giorni si è parlato tantissimo di educare quello, educare quell'altro, fare educazione a scuola, fare l'ora della materia di educazione. Noi che lavoriamo ogni giorno in questo, io penso che sono tutte idee folli. Sarà, cioè, dico una cosa che può essere rivoluzionaria: delegare l'educazione
ad emozioni, a genere, come una materia a sé stante, sarebbe un grandissimo errore, perché in verità abbiamo bisogno che queste materie siano parte integrante della vita di tutte e tutti, ogni giorno, dentro la sua, in ogni contesto. E è una cosa che ci colpisce in modo particolare, è che, buongiorno, ecco, l'Arma dei Carabinieri, vi ringrazio della presenza sempre. Prego, venga, venga. Buongiorno a tutti. Sindaco, buongiorno, assessore, buongiorno. Quindi io in verità un po' provocatoriamente volevo dire questo, che secondo me, secondo noi quello che andrebbe riportato nelle scuole fino a quella qua al mio mulino è la filosofia, perché in verità la filosofia insegna l'ascolto, insegna a porsi delle domande, e quindi io penso che questi ragazzi e queste ragazze dovrebbero rieducarsi all'ascolto, innanzitutto di se stessi, e quindi mettere in discussione una propria idea, riapprendere il sentire proprio in primis, per poi avere la capacità di ascoltare l'altro, credo che sia il principio, la base per poter puntare a ricreare, a spostare, a fare dei passi in più per una cultura che ingloba anche la parità di genere all'interno. Scusate, mi sono dilungata. Voglio passare la parola a Antonella Vescini, sempre una collega operatrice dell'equipe dell'ATS, e poi parleremo della campagna in modo più specifico. Grazie. Grazie Marina, grazie ai sindaci, agli amministratori, e agli insegnanti che sono presenti, ma soprattutto io vorrei parlare un attimo ai ragazzi, perché siete la maggioranza e perché questa azione di sensibilizzazione è rivolta soprattutto a voi, questa campagna parla a voi. E Marina gentilmente nella slide scrive certe parole. Allora, sembrerà strano parlare di parole, no? Perché ne usiamo tanto, come diceva la preside prima, ne abusiamo tante volte, no? Ma voi imparate con le parole costruite il linguaggio, e dal linguaggio l'essere umano ha sviluppato la memoria, l'apprendimento, le sue conoscenze, tutto quello che noi sappiamo del mondo ci passa, ci arriva attraverso le parole. Allora ci sono delle parole che ci raccontano il mondo e quello che ci aspettiamo dal mondo e quello che può succedere domani in un verso. E ci sono parole, magari sinonimi, magari si assomigliano anche, che però ce la possono descrivere in maniera completamente opposta. Allora quanto è importante lavorare sulle parole e lavorare sul linguaggio? È importante perché ci insegna a descrivere quello che noi vogliamo. No? A come lo vogliamo e a cosa ci aspettiamo dagli altri, a come ci riferiamo agli altri. Le parole generano apprendimento e quindi significa che noi impariamo ad essere adulti, persone, anche attraverso il modo in cui ci esprimiamo. Okay? Poi ci sono le parole violente e anche quelle insegnano, perché anche quelle descrivono cosa mi aspetto io, no? Cosa mi può arrivare dall'altro, cosa, com'è il mondo, che cosa troverò fuori e quanto è violento il mondo nel quale sto andando, no? E c'era un teorico qualche anno fa, si chiamava Bandura. Io faccio la psicologa, per cui vi posso portare soltanto dei colleghi come esempio. Bandura fece un esperimento tanti anni fa, provò a far vedere a dei ragazzi degli sperimentatori che picchiavano un pupazzo, lo chiamava Bobo questo pupazzo. I ragazzi che vedevano picchiare il pupazzo entravano nella stanza dei giochi e ripetevano esattamente la stessa cosa, cioè picchiavano il pupazzo.
bambini che non vedevano fare questo gesto dagli adulti non ripetevano questo comportamento. Questa è la teoria dell'apprendimento sociale. Quando io vedo qualcuno fare qualcosa, imparo da questo modello e ripeto quel comportamento. Quando io vedo qualcuno utilizzare delle parole, uso le stesse parole perché le ho imparate dall'altro e le ripeto, e questo genera un flusso, un'abitudine. Questa abitudine diventa normalità, e la normalità non è, perché capite che, e questo penso che sia facile capirlo, che la normalità non è né dei ragazzi che hanno imparato la violenza né dei ragazzi che non l'hanno imparata e che quindi non la utilizzano. Quindi la violenza si impara, anche la violenza si impara. Impariamo ad usarla, impariamo ad agirla, impariamo a parlarla. Allora, come fermare tutto questo? Cominciamo dal linguaggio, perché il linguaggio ci insegna quello, qual è il limite, no? Che possiamo passare e quello in cui invece dobbiamo stare. E tra l'altro segna anche il confine dell'abitudine. Noi ci siamo fermati quando? No? Ci siamo atterriti di fronte all'episodio che ci raccontava Marina. Perché? Perché ne abbiamo sentite tante di queste storie, che ormai stanno diventando anche... succede, capita. Poi arriva il caso che si differenzia, che ci colpisce più forte, perché è una ragazza, 22 anni, è la ragazza della porta accanto, e questo ci dà l'ennesima botta. E allora come deve essere la prossima botta affinché la sentiamo nello stomaco? A chi deve succedere la prossima volta? A una bambina? No? Perché lo stimolo deve essere sempre più forte. Allora noi dobbiamo lavorare, e perché lavoriamo con voi? Perché voi siete il futuro, perché voi siete il modello, perché voi siete quello che era quello sperimentatore quando picchiava Bobo. E potete essere lo sperimentatore che non picchia Bobo. Quali sono i vostri modelli? Di certo non siamo noi, ci chiamate boomer, no? Per cui siamo vecchi, no? Siamo quelli antichi, io non posso fare da modello ai ragazzi di 15 anni. Ma i modelli siete voi per voi stessi. Sono i vostri amici, sono i social, sono i vostri, le persone che seguite, i cantanti che seguite sui social, no? Stavo dicendo in radio, ma è una cosa che va boomer, non si usa più. Voi non usate la radio. E allora perché non cogliere l'occasione di essere dei modelli positivi? Dei modelli da imitare utilizzando una modalità diversa. Ok? Allora, la riflessione, adesso lascio la parola a Marina perché penso di aver rubato anche troppo tempo, vuole essere questa di questa campagna. Cerchiamo di essere noi stessi dei modelli per gli altri, voi dei modelli per i vostri amici, per iniziare a utilizzare un linguaggio diverso e generare apprendimenti diversi. Grazie. Allora, vediamo un po', giochiamo un po'. Se può giocare perché si è bloccato. Eccolo! Non fare la femminuccia. Avete mai sentito dire questa frase? Certo, no? È bello, no? Cioè l'immagine, guardiamo insieme l'immagine, no? Cioè un adulto con un bambino, peccato del gelatino, piange. Non fare la femminuccia. Questa frase, che ormai è diventata luogo comune perché il linguaggio si struttura, è portatore di stereotipi, di questa griglia mentale, di questa immagine mentale con cui poi leggiamo tutto il mondo intorno. Non fare la femminuccia ha un doppio senso, perché umilia il femminile, umilia il maschile. Al femminile, che viene definito con questa frase come debole, fragile, e umilia il maschile, perché a un maschietto, quando tu gli dici non fare la femminuccia, significa che gli stai dicendo che non può piangere, non può esternare le proprie emozioni,
la vostra generazione spesso date la femminuccia a chi? A chi? Me lo dite voi? La vostra generazione, quando date la femminuccia a un coetaneo, cosa volete intendere? Che c'ha paura. Vi vengono altre idee? E se io vi faccio vedere questo, lascia stare, sono cose da maschi, quando dite a una persona che trasporta, che deve fare un peso, deve sostenere un peso, ma questo è un lavoro da maschio, ma questa è una cosa da maschi, come se ci fossero cose da maschi e cose da femmine. Se è acida, ma è il ciclo? Quante volte, lo chiedo a tutte le donne qui dentro, vi siete mai sentiti dire questa cosa? Sempre. Le parole fanno male. Negli ambienti lavorativi, hai più palle di loro, peccato se è una donna, passatemi la licenza della parola. C'è un'altra frase, hai le palle come un uomo. Hai le palle come un uomo, dice la vice sindaco. Io rispondo che ho le palle come una donna. Il problema, vice sindaco, sa qual è? Che noi donne non ce l'abbiamo proprio questo attributo. Quindi ci abbiamo le ovaie. Appunto, quindi sarebbe bello dire io ho le ovaie. Un altro luogo comune quando dicono che le donne, se sono brave, tanto voi avrete le gambe. Cioè una donna per riuscire, se è una donna in carriera all'interno del contesto lavorativo, è una donna che l'ha data. Perdonate se sono dura, ma serve essere. Questa poi fa ridere, donna al volante, pericolo costante. Allora andate a scuola guida. Ridete perché è un luogo comune, ragazzi, ma sono le famose certe parole che fanno male, perché a scuola guida l'istruttore ti dice: ah, guidi bene per essere una donna, come? Guido bene e basta. Qual è la differenza che passa tra la buona guida di una donna e quella di un maschio? Io lo voglio ancora capire, non l'ho ancora capito. Cioè a me mi dicono sempre: ah, parcheggi bene per essere una donna. Attenzione, perché il linguaggio si struttura, ferisce, crea violenza anche quando non è diretto, ma è indiretto, come diceva Antonella prima, no? Si apprende, diventa, diventa la visione, quella visione stereotipica del linguaggio di una grande comunità, e questa ne è la prova. Una che parla in questo modo, uno schiaffo se lo merita proprio tutto. È una frase che sicuramente abbiamo sentito dire tante volte, ma attenzione, dietro questa frase c'è un sottotesto che potremmo stare qui ad analizzare per ore. E genera delle conseguenze pesanti. Perché il linguaggio violento non è solo quello che viene messo in atto direttamente, ma anche quello che poi si sviluppa indirettamente. E mi addentro alla nostra campagna, perché adesso la andremo a svelare. Ringrazio Sandro Menga, che vedo sul fondo, che è stato insieme a noi, che merita un applauso. Perché Sandro, a partire da una nostra idea, ha poi realizzato tecnicamente la campagna, e devo dire che non è il primo anno, ormai ha... Vuoi dire due parole? Non mi ha detto, io sto parlando io perché tu mi hai detto, io vengo, presenzio, ma non mi fare parlare. Ok. E parlerà la campagna, parleranno le immagini. Adesso la apro perché eccola qua.
Certe parole fanno male, la violenza contro le donne inizia dal linguaggio, parliamone. E, ve le faccio vedere, sono quattro immagini, qui ne vedete una, ma adesso le vediamo tutte insieme. Leggiamo le frasi che sono contenute all'interno di queste immagini perché poi ne parliamo insieme. A turno ce la passiamo tutti la baldracca. A scuola viene sempre mezza nuda, è una battona. Oh raga, ma l'avete vista bene? Sembra una balena. Quando è ubriaca diventa la mia cavalla preferita. Queste frasi non ce le siamo inventate. Queste frasi, purtroppo, sono linguaggio a uso comune di ragazzi tra i 13 e i 16 anni. Queste frasi, alcune di queste frasi, sono state utilizzate e sono state estrapolate dai dialoghi dei ragazzi nello stupro di Palermo. Queste frasi sono frasi che sono estrapolate da interviste fatte a ragazzi di 13 anni e sono le frasi migliori che abbiamo estrapolato. Migliori nel senso di violenza e volgarità espressa. Questa campagna si porta in sé un'emergenza, perché per noi è un'emergenza. Cominciare a porre l'attenzione sulla consapevolezza di quel che si dice. È arrivato il momento di contare veramente fino a 10 prima di parlare. Ma soprattutto è arrivato il momento di chiedersi se è giusto o meno divulgare frasi di questo tipo. Sono offensive e fanno male, feriscono e generano violenza, perché poi nella ripetizione si rafforzano, si strutturano. Voi vi ci rivedete in queste frasi? Le avete sentite qualche volta? Sì. Vi spiego il percorso che farà la campagna. Vedete qui un roll up. A partire da domani, ogni istituto scolastico ortonese avrà, oggi ci sono qui e ringrazio insegnanti degli istituti di Ortona, e ad ogni istituto verrà consegnato un roll up. Questo roll up starà con voi per un anno. In questo anno noi abbiamo scelto appunto di fare una campagna che non resta relegata a 3 giorni, a 4 giorni, a una settimana, ma starà con voi un anno. Sarà il vostro campanello d'allarme, ogni giorno entrate a scuola e trovate sto cartello che vi invita a riflettere su quello che dite, a voi come a tutti e tutte quelli che si incontreranno nel loro percorso questa campagna, perché la campagna poi si muoverà e in estate magari verrà divulgata tra gli eventi ortonesi. Sarebbe molto bello fare in modo che in questo arco annuale ci possa essere la possibilità di un piccolo spazio per un rollato, perché è importante che in ogni attività, grazie sindaco, in ogni attività e in ogni luogo della città si possa creare un punto di riflessione su, partiamo dal linguaggio, perché comunque se pensate che la violenza sia il punto dell'iceberg, no? E pensate che sia lontano da noi, partiamo da un linguaggio che è appannaggio quotidiano. Iniziamo a porre l'attenzione su un linguaggio che vogliamo dire che non ci sta bene più. Io voglio essere positiva e voglio dire che tutti oggi usciamo da qua con la convinzione che questo linguaggio non ci sta bene più. E ringrazio anche i sindaci dei comuni dell'ente d'ambito, il dirigente qui,
perché i comuni dell'ambito hanno aderito alla campagna e quindi già da questa mattina i 70-100 sono nella nostra città, dai prossimi giorni anche i comuni dell'ambito faranno una divulgazione cartacea dei 70-100 nei loro comuni. E vi ringrazio per questo, perché non era scontato che aderivate all'iniziativa, ma è importante più che mai oggi creare un'unione di intenti su quello che è il contrasto a un fenomeno che inizia da qui. Io voglio chiedere al comandante se ha voglia di dire due parole, perché anche loro lavorano tutti i giorni al contrasto di un fenomeno che appunto i numeri sono alti, come dicevo prima, non ho finito di dire. Martedì sera elaboravo una locandina dove scrivevo 105 vittime, oggi a distanza di pochi giorni siamo già a 107. Chiedo conferma perché i numeri aumentano ogni giorno. Sempre in maniera attiva a tutte quelle che sono le iniziative per combattere la violenza contro le donne. E quindi insieme a più, ma più in generale, cioè, insomma, quindi perché pochi minuti, infatti, per salutarmi perché c'è un'altra conferenza adesso, però non potevo mancare. Allora, noi siamo impegnati come Armata dei Carabinieri ogni giorno in prima linea nel contrasto della violenza contro le donne. L'ultimo caso l'abbiamo affrontato giusto ieri sera, proprio ieri sera, purtroppo procedere nei confronti di un compagno violento. E questa nostra attività è oramai al primo punto, perché grazie a Dio, in realtà in cui tutti viviamo, e dove io ho il piacere di vivere oltre che di lavorare, sono sostanzialmente tranquillo. Quindi non c'è la criminalità organizzata, bene, come c'è altro. Ci sono piccole fattispecie di reato, come tutte le comunità, ogni tanto rubano la macchina, c'è lo spaccio della droga, fanno qualche furto, ma per fortuna sono tutte quante attività sostanzialmente gestibili, che vanno ad incidere poco su quella che è la percezione della sicurezza. Quello che invece incide sulla percezione della sicurezza sono proprio queste fattispecie di reato, ovvero la violenza contro le donne, ma anche i fenomeni di bullismo, che anche nella nostra piccola città si verificano, non solo a scuola, ma anche fuori dalle mura scolastiche. Quindi, ritornando alla violenza sulle donne, noi teniamo molta, molta attenzione a quello che è il fenomeno. Anche il più piccolo campanello d'allarme noi lo riceviamo. La chiamata, anche quella che può sembrare più banale, fatta da una donna al 112, noi non ne la trascuriamo. Lasciamo perdere tutto quello che stiamo facendo e andiamo lì e interveniamo. E cerchiamo di intervenire tempestivamente e in maniera attiva, perché siamo consapevoli che anche una parolaccia contro una donna, anche uno spintone, il semplice spintone, bene, quello può essere un campanello d'allarme importante, e quel problema deve essere affrontato subito in maniera tempestiva, prima di che diventi qualcosa di più grave, qualcosa di tragico. Nella mia esperienza di servizio un po' in giro per l'Italia ne ho affrontati tantissimi di questi casi, e ancora riporto vivamente quelle situazioni che sono state un po' trascurate. Soprattutto, non dico adesso, perché per fortuna adesso c'è molta più sensibilità rispetto a prima su questo fenomeno, la sensibilità cresce, ma io ricordo che fino a 10 anni fa, anche noi come operatori delle forze di polizia
non eravamo pronti né eticamente né professionalmente ad affrontare il problema. Io ricordo sempre che fino a tanti anni fa, quando una donna veniva in caserma e diceva ho litigato con mio marito, mi ha dato uno schiaffo, oppure mi ha detto un baffa. La prima cosa che cercavamo di fare era quella di riconciliare, di vabbè, e purtroppo è successo, si convocava il marito, gli si faceva lo shampoo, capite l'idea, fatto bene, quindi lo scrollavamo bene bene, e basta, non lo fate più. No, non funziona così, non va bene. Non va bene, noi abbiamo sbagliato, ma proprio per la questione proprio di formazione professionale, ribadisco, è proprio di etica, di cultura, di quella che è la cultura. Al minimo campanello d'allarme bisogna intervenire. Però ovviamente, come dico sempre, anche ragazzi, quando è che vi incontro in quelli che sono le occasioni di incontro per la cultura della legalità, che a breve vi prenderemo, noi purtroppo e per fortuna non siamo dei matti, non abbiamo una sfera di cristallo dentro cui guardare e renderci conto che in quella via sta succedendo questo. Noi se interveniamo è perché ci sono le telefonate delle persone, ci sono le persone che vengono in caserma e ci informano. Quindi il messaggio che voglio lasciare a tutti, soprattutto a voi giovani che avete sempre in mano lo smartphone e che siete perennemente collegati, è questo: ci dovete coinvolgere, ci dovete chiamare, va bene? Dovete fare in modo che noi interveniamo. L'omertà, l'omertà, anche queste attitudini o latitudini c'è e noi l'abbiamo riscontrata. Se non c'è la criminalità organizzata qui, però comunque c'è l'omertà. C'è quello che diciamo, io no, mi faccio i fatti miei. Oppure è capitato tante volte che qualcuno ha telefonato per segnalare che in quella famiglia vicina c'era una conflittualità forte. Però nel momento in cui noi abbiamo identificato quella persona e gli abbiamo chiesto di venire in caserma e di raccontare quello che sapeva, qualcuno ha detto no, io non vengo, no, io faccio i fatti miei. No, no, perché solo quello viene a sapere, poi c'è. Allora come si fa a intervenire? Come si fa a essere fattivi? Come si fa a salvare una donna che è oggetto di violenza? Ebbene, come si fa? Noi ci mettiamo tutta la nostra buona volontà, tutto il nostro impegno, tutta la nostra professionalità. Però se non c'è la collaborazione da parte di tutti, da parte della società, da parte delle persone che hanno visto, noi non possiamo fare nulla. L'ultimo caso della ragazza che ha scosso l'Italia, insomma, no? Quindi si è sparsa la voce che una persona aveva chiamato il 112. Ecco, noi come Arma dei Carabinieri, questo lo voglio dire perché c'è stato un messaggio che è stato pubblicato su tutti i giornali per spiegare che cosa era successo. E effettivamente lì c'era una persona che dal balcone di casa ha assistito probabilmente a quella che è stata la prima aggressione nei confronti di quella ragazza. Che cosa ha fatto questo signore? Ha fatto quello che tutti devono fare, ovvero ha chiamato il 112. Chiamato il 112 e ha descritto quello che stava accadendo. Questi due ragazzi che litigavano, questa punto nera che poi si è allontanata nella notte, e l'operatore ha fatto tutto quello che era nelle migliori possibilità, perché ripeto, adesso per fortuna siamo tutti quanti allenati mentalmente a capire che quelli sono quei casi che devi intervenire prontamente. Ha mandato la macchina, però questa punto non è stata trovata perché si era allontanata nella notte e nessuno più l'ha trovata. Questo per dire che era montata quasi una polemica, i carabinieri forse non hanno fatto abbastanza. Io mi permetto di dire, senza prendere il difeso, ma non ho qualcuno, insomma. Ma quel carabiniere ha fatto tutto quello che era nelle sue migliori possibilità, come lo facciamo sempre. Però la cosa fondamentale è una sola, una parola: collaborazione da parte di tutti. Grazie a voi per quello che fate, grazie a voi per perché è così, no? Anche a noi centri antiviolenza tante volte
cioè, voi che fate, mettendo in discussione quello che facciamo tutti i giorni, ma io proprio questa mattina mi sono trovata a rispondere a questa frase e la voglio ripetere. Se non esistessero i centri antiviolenza, probabilmente il numero sarebbe triplicato. Lo dico perché molte volte non arriviamo in tempo, come il carabiniere, no? Ma non per colpa di una parte soltanto, non è colpa dei carabinieri, non è colpa dei centri antiviolenza. La violenza non è nemmeno responsabilità solo di una rete stretta cerchia di persone, perché spesse volte si dice c'è la rete antiviolenza. No, la rete non è quella di chi sta seduto al tavolo, la rete è quella della collettività tutta che si deve far carico di un fenomeno che oggi ha dei numeri altissimi, perché è così, perché anche uno di voi, un ragazzo o una ragazza che in strada riconosce la violenza, ha il diritto di segnalarlo, di dirlo. Ricordiamoci che noi, è nel nostro codice civile, ricordiamo che noi abbiamo un diritto di essere comunità e di essere collaborativi, di fare rete nella nostra comunità. Io a questo punto, come diceva Antonella, gli step successivi, la campagna, come dicevo, verrà il roll up sarà consegnato ufficialmente oggi alle scuole, e in questo anno vi verremo a trovare con un'intervista, con un punto di vista, con una riflessione, perché questo ci servirà da qui a un anno anche per capire quali sono i passi avanti che il nostro territorio fa rispetto a questo tema. E c'è qualche domanda? Io vedo sulla Torelli, che ringrazio perché ci supporta sempre. Qualche domanda? Curiosità, volete chiedere qualcosa? Gli amministratori, avete curiosità, domanda? Prego. Siamo d'Alessandro, sindaco di Foggia Fiorino, buongiorno a tutti. La mia domanda è questa, perché io tempo addietro mi sono in una discussione con una maestra della scuola dell'infanzia. L'educazione ce l'ha presa, quindi potremmo aiutarla. L'educazione all'affettività si può iniziare già dalla scuola dell'infanzia, nel senso, è troppo forte parlare di violenza sulle donne, contro le donne, contro il genere a un bambino di 3 anni? E questo era il mio quesito, adesso non so se mi sono spiegato. Io ho avuto una discussione con una maestra della scuola dell'infanzia che dice si può insegnare il rispetto, ma non si può parlare di violenza contro le donne. Allora, l'educazione all'affettività è educazione alle emozioni, e quindi a esperirle e a provarle in maniera adeguata, a imparare a gestire quelle che sono molto forti, a imparare ad esprimerle utilizzando modalità più appropriate, per cui si può iniziare, anzi si deve iniziare a 2 anni a fare questo lavoro. Si può iniziare tranquillamente a farlo precocemente, perché è parte dell'insegnamento che usiamo con i nostri figli, no? Quando si spaventano, quando cadono, quando piangono, quando fanno i capricci, per cui certo che si può iniziare, e chiaramente non parlerei con un pubblico così di violenza, ma sicuramente insegnerei a gestire la rabbia, a raccontare le cose che ci fanno paura, a esprimere il dolore utilizzando degli strumenti appropriati, perché poi insomma noi parliamo di rabbia, parliamo di violenza, ma dall'altra parte c'è anche fragilità. Cioè, non ci dimentichiamo che esiste anche l'altro lato della medaglia, per cui sicuramente sì. Ringrazio la PS per questa bella campagna, e domani
inaugureremo una panchina rosa e l'intenzione nostra è che l'abbiamo posizionata vicino alla scuola dell'infanzia, proprio per far ricordare questo simbolo. Grazie. Grazie a me, grazie a tutti per il vostro invito. A questo punto io direi che possiamo chiudere. No, ecco, c'è una domanda, vieni. Ma è informazione nazionale, informazione giornalistica, cioè ci sono stati 2 femminicidi proprio mercoledì. Sono dati, sì, dati Istat, ma sono dati rilevanti, sono dati ufficiali. Su un sito femminicidioitalia.io risulta che soltanto 39 femmine e 39 donne risultano, appunto, per la definizione di femminicidio, sono morte soltanto 39 donne. Non deve essere aggiornato il sito. No, è aggiornato. No, probabilmente è suddiviso, nel senso che ci sono donne vittime a livello domestico, cioè fanno una... nell'ambito familiare. Sono dati ufficiali, assicuro. Ci sono altre domande? La mia prima domanda è una precisazione, perché avrei dovuto dirlo prima, mi sono vergognato. È vero che molte donne non denunciano, non vanno esposte ai carabinieri, per forse hanno paura o non hanno la possibilità di avere un retto, una casa, e di conseguenza poi si ritroverebbero per strada, e quindi non è facile come secondo me la parte del carabiniere, diciamo. Questo è il motivo per cui esistono i centri antiviolenza, perché il lavoro che fa il centro antiviolenza è proprio questo, è accogliere la donna, supportarla. E il centro antiviolenza fa una presa in carico della donna. Quando la donna arriva, che tra l'altro ha un figlio o una figlia minorenne, il centro antiviolenza, che sono vittime, spesso i minorenni diventano vittime di violenza assistita, le chiamiamo noi, che significa che seppure non sono vittime dirette della violenza, sono allo stesso modo vittime perché vivono e crescono in un ambiente, in un contesto violento che chiaramente genera delle conseguenze nel ragazzo o nella ragazza, nel bambino o bambina. I centri antiviolenza aiutano la donna nel percorso, e costruiscono, la mettono un po' in protezione, le costruiscono una rete fatta di tante cose e quindi la supportano a livello economico, a livello psicologico, a livello legale. La denuncia forse non è il primo passo, quando le donne arrivano al centro fanno un percorso prima della denuncia, perché quando una donna non è pronta alla denuncia spesso torna nei suoi passi. Se non è forte, se non è supportata, se non si sente sicura di quel passo, è difficile poi andare avanti. È bello che siate interessati al modo specifico, sono belle queste domande. C'è qualche altra curiosità? No? Allora penso che ci siamo. Io a nome dell'ATS Punte Si Può ringrazio l'Istituto Tecnico Nautico, ringrazio tutti voi ragazzi e ragazze presenti, l'amministrazione comunale, i sindaci dei comuni dell'ambito, l'ambito sociale distrettuale numero 10 Ottonese, e ringrazio tutte le mie colleghe e Sandro Menga per l'elaborazione della campagna, la stampa che è qui presente, grazie, vedo Daniela, Danna Luti, io Dio Benedetta, Paolo di Ottola Notizie,
Grazie perché la vostra vicinanza per noi è importante, perché dare le giuste informazioni e essere sempre presenti è fondamentale. E domani ci sarà la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, quella ufficiale. Noi faremo un corteo la mattina, faremo un corteo con partenza alle 10:30 dalla chiesa di San Gabriele di Fontegrande. Sarà un corteo breve ma importante. In caso di pioggia, perché qualcuno me l'ha chiesto domani, se fa il temporale, pioggia tipo quello di ieri, ce ne siamo tutti a casa. Se la pioggia è moderata e quindi basta l'ombrello, facciamo lo stesso il corteo, perché non sarà una pioggerellina a fermarci, ecco. Penso che questo sì. Qui ci sono una cosa: il 26, domenica 26 invece, vi invitiamo a venire tutti a teatro, perché ci sarà uno spettacolo alle ore 18:30 di una compagnia dell'Emilia Romagna, Teatro delle Temperie. Il titolo è molto forte, il titolo è Lo Stronzo, perché è una parola forte, è una provocazione, perché lo spettacolo è il racconto della violenza dal punto di vista del maschile, a raccontare è un uomo che maltratta. Quindi è molto interessante. Quest'anno abbiamo lavorato in qualità, scegliendo dei temi che guardano la violenza da prospettive diverse da quelle solite. Antonella mi ricorda che qui ci sono le cartoline, vi invitiamo a prenderle, a tenerle con voi, anche perché dietro le cartoline ci sono le indicazioni dei due centri, oltre al fatto che anche sul roll-up trovate la nostra mail, che vi chiediamo di usare per qualsiasi curiosità o dubbio voi abbiate. Penso di aver detto tutto, vi ringrazio e alla prossima. E quindi io intanto volevo fare i complimenti a loro per il lavoro che fanno e che fanno da anni, non che fanno da l'altro ieri, da quando è successo la disgrazia di Giulia. Voglio fare i complimenti per il fatto che vi siete uniti. Essere uniti vuol dire combattere delle battaglie insieme. Avete sentito senz'altro che il governo ha approvato un disegno di legge all'unanimità per la violenza sulle donne. Un disegno di legge in cui la destra e la sinistra si sono unite, in cui il presidente Giorgia Meloni ha portato prima in Parlamento e poi al Senato questa importante iniziativa, quella di essere uniti contro la violenza sulle donne. Io non entro nella politica, ma chiaramente esprimo la mia posizione. Io sono di Fratelli d'Italia, per carità, non è questo il luogo. Ma perché lo dico? Perché io sono anche consigliere comunale. Ebbene, in consiglio comunale noi abbiamo assistito a una cosa non tanto bella, perché c'è stato, e qui lo riporto, tutti quanti voi avete sentito parlare, c'è stato a San Tommaso, a Piazza San Tommaso, un concerto di un gruppo rap con delle parole bruttissime, con un testo molto 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 brutto che si chiama Zitta. In questo testo, se voi lo andate a leggere, la donna è considerata un oggetto. C'è un disprezzo bruttissimo nei confronti della donna con delle parole veramente, veramente, che io non riesco a ripetere. E quindi, perché ho fatto il riferimento a Fratelli d'Italia? Perché io ho deciso di interpellare il Dipartimento di Violenza di Fratelli d'Italia di Roma per esaminare questo testo. Cioè, quando si dice
che voi ragazzi dovete essere chiaramente in un certo senso educati, che noi dobbiamo parlare con voi, io vi dico che la colpa è nostra. Se voi ragazzi usate un determinato gergo, la colpa è nostra. La colpa è di chi non vi riesce a far capire qual è questo gergo. La colpa sono delle istituzioni, perché certe canzoni vanno censurate a monte. Non si deve permettere che queste canzoni vengano ascoltate perché sono di moda. Ecco qual è il mio messaggio di questa mattina. Io reputo che voi, come hanno detto loro, siete il futuro, il nostro futuro, ma spetta a noi la responsabilità di avere un futuro migliore di noi. E per fare questo dobbiamo trasmettervi l'amore, perché l'amore è una parola che in questi giorni è andata in giro dappertutto. Ma l'amore è qualcosa di meraviglioso. L'amore tra un uomo e una donna è qualcosa di grande, è qualcosa di forte. L'amore che fa crescere una famiglia, l'amore che trasmette il bene ai figli. Questo è il messaggio che bisogna portare. Bisogna essere uniti per creare un futuro migliore. E il futuro siete voi, siete tutti quanti voi. Quindi, cari ragazzi, io ho 70 anni, potete essere miei nipoti. Io vi dico, ricordatevi queste parole. Loro stanno facendo il loro meglio, meritano un plauso. Io non voglio un plauso eclatante alla fine di questo mio discorso. Voglio semplicemente che vi ricordate questa parola meravigliosa, amore. Riportatevi nelle vostre case e ricordatevi che si sta costruendo un futuro migliore, perché voi siete veramente grandi, voi avete un cuore, tirate fuori da ognuno di voi quello che di buono c'è, perché in ognuno di noi c'è del buono e del cattivo, ma c'è tanto di buono e per essere buoni dovete tirarlo fuori. Dovete rispettare chi vi sta a fianco, dovete rispettare la donna. Uomo e donna oggi sono sullo stesso livello. Quindi, quando io vedo determinate scene, determinati modi di trattare una donna, io rabbrividisco, perché io a casa mia, io ho rispetto di mia moglie, ho rispetto. Mio figlio è cresciuto in questo ambiente. E mi auguro che in tutte le famiglie ci possa essere un ambiente pulito. Compito è compito dei genitori, è compito degli insegnanti educare, è compito degli amministratori scegliere quali sono i cantanti che possono venire ad Ortona, e qui torno al discorso iniziale, a cantare delle canzoni pulite e quali no. Questo per essere proprio nel gergo, per essere in passo. Per cui ragazzi, noi, io vi chiedo scusa se stiamo sbagliando nei vostri confronti. Voi dimostrateci di essere migliori di noi. Grazie. Dobbiamo chiudere ragazzi, vi ringrazio il dottor Bandi per l'intervento. E se avete ancora delle curiosità potete fermarvi e dialogheremo insieme.